stai? Benissimo, Patrizia. Come va? Contento, molto contento, contento? Di arrivare qui a Italia dopo di un anno e mezzo. Un anno e mezzo, sì, che non ci vedevamo, è vero. E poi particolarmente felice perché Gabriel è qui proprio in onore della prima puntata di Primo Amore, la telenovela che lo vede finalmente grande protagonista maschile, almeno qui in Italia. Io però vorrei far arrivare subito un'amica, perché Gabriel è bravissimo, mi capisce perfettamente, nonostante che... No, più tardi, va bene, perché mi capisce molto bene, nonostante che io parlo velocemente. Io lo capisco bene, quindi per il momento stiamo da soli. Poi più tardi, beh, ormai l'ho detto, lo dico, ritroveremo Cecilia, che abbiamo sempre avuto in compagnia dei nostri grandi attori e attrici di telenovelas. Allora, Gabriel, Primo Amore, grande protagonista maschile, almeno in Italia, perché non è la prima volta. Che No, è vero, il primo protagonico fu Principessa, esatto. Questo è il secondo, che è il primo protagonico che arriva a Europa, a Italia. Quindi è la prima. Principessa, se non erro, è quella che hai fatto, sempre da protagonista, con Maria Carmen Reghero, esatto. Giusto? Sì, giusto. Allora, io direi subito di dare una novità alle nostre amiche che amano le telenovele, perché Principessa è stata... Anche questa acquistata da Rete4, quindi ben presto la vedremo in Italia. Benissimo. Ma oggi penseremo a Primo Amore. Primo Amore, dobbiamo tutto pensare il mondo. A Primo Amore, sì, con sì. Grecia. Allora, senti, visto che siamo insieme, io vorrei dare dei consigli e dire delle cose alle nostre amiche, lo facciamo insieme, anche perché Gabriel starà tutta la nostra giornata insieme a tutte voi, a tutte noi. Allora, oggi tra l'altro è San Petronio. Tu conosci qualcuno che si chiama Petronio? Petronio no. È un nome un po' difficile, un po' strano. 6 settembre quindi si festeggia San Petronio, quindi auguri a tutti quelli che si chiamano così, però San Petronio è vescovo di Verona, quindi tanti tanti auguri a tutti quanti. Però andiamo un po' a ritroso nel tempo, che cosa è successo il 6 settembre di magari qualche anno fa? Per esempio nel 1940, dalla Germania di Hitler, scocca la scintilla di una guerra che ben presto coinvolgerà tutte le più grandi potenze della Terra. È la Seconda Guerra Mondiale. E chi non si ricorda di queste tragiche immagini? D'altra parte, anche questo ha fatto parte della nostra vita. Però ritorniamo un pochino più nel recente, nel 1992, con una bella notizia che riguarda sempre il 6 settembre. A Benidorm in Spagna il nostro Gianni Bugno vince per la seconda volta consecutiva il campionato del mondo di ciclismo su strada. Tu sei uno sportivo, Gabriel? Sì, sì, totalmente sportivo. Vai in bicicletta ogni tanto? In bicicletta no, sportivamente, in forma di... In forma di scampagnata, si dice qui da noi. Ecco, mi piace, sì. E che sport fai? Tennis? Tennis, taekwondo, rugby, giocato al rugby durante tutto le scuole. Bravo. Sì, mi piace ecco perché c'hai questo fisico da atleta. Sportivo. Allora continuiamo con il nostro 6 settembre. Oggi è il compleanno anche di una grande attrice, di Brit Tegland, che compie 51 anni, quindi tanti auguri. Ve la ricordate al fianco, eccola, bellissima, a fianco di Roger Moore in Agente 007, l'uomo della pistola d'oro. Tra l'altro lei era già famosa perché aveva sposato la rockstar Rod Stewart, ed è stata famosa anche per un'altra cosa, perché poi si sono separati e lei ha chiesto al marito 3 miliardi di danni. Wow. Era il 1975 però, quindi pensa che cifra, 3 miliardi, li ha ottenuti, hai capito? Benissimo. Beh, non è male. Allora, a questo punto darei un po' di anteprima per quello che è tutta la giornata della nostra rete, di Rete4. C'è un'anteprima che tra l'altro riguarda anche Gabriel Corrado, anche perché ci sono un sacco di amici. Allora, innanzitutto diamo un'occhiata a quella che è subito la prima serata, in prima sera, quindi alle 20:30, con Osvaldo Laport, Luisa Culio, Grecia Colmenares. Tu li conosci tutti? Tutti amici? Tutti amici. Quindi oggi che sei in Italia ti guarderai la puntata insieme a noi. Sì, sicuramente. Certo. Allora, vediamo però dove è arrivata la storia. Io vi anticipo qualche cosina, però non troppo. Nella puntata di venerdì scorso, Rinaldo torna da Maria dopo 3 anni di assenza, convinto di poter finalmente coronare il suo sogno d'amore. Ma Vittoria è costretta a rivelargli il matrimonio di Maria con Guglielmo. Rinaldo, dal dolore, perde quasi la ragione. Ma non perdete la puntata di questa sera, perché potreste perdervi qualche chicca. Vediamo qualche anticipazione. So bene che voi due siete fidanzati solo apparentemente, però neanche questa è la verità. Perché voi siete innamorato di Vittoria, non è così? Abbiate fiducia in me.
desidero solo aiutarvi. Vittoria è la persona che amo di più al mondo. Per favore, non ve ne andate. Tornerò presto e vi spiegherò. A che scopo, tutto, Vittoria? Sono i fatti che contano, non c'è altro da dire. Ha sposato un altro, non mi ha aspettato, non mi amava, non mi ha mai amato. È meglio che me ne vada, Vittoria. No, Rinaldo, ve ne prego. Morirò di dolore se andrete via. Per l'amor di Dio, Rinaldo, andatevene. Me ne andrò. Non abbiate timore. Ricordo quello che diceva sempre mia madre. Quando il dolore ci strazia l'anima, non possiamo fare altro che rassegnarci e accettare la volontà di Dio. Il Signore sa bene quello che fa. Andate lontano, Rinaldo. Lasciate che la vita continui qui. Cosa succederà questa sera? Che farà Rinaldo? Questo è il momento. Abbiamo lasciato proprio venerdì scorso la puntata a questo punto. Andrà via, non andrà via, combatterà. Ma cosa passerà? Neanche Gabriel lo sa cosa passerà. Continuiamo con la serata di Rete 4. Alle 22.30 c'è un nuovissimo appuntamento. Carla Urban presenterà uno speciale del suo nuovo programma, Colpevole o Innocente. Finalmente potremo conoscere la verità su molti delitti irrisolti, ma anche su storie un po' incredibili, con l'aiuto della macchina della verità. Quindi il primo appuntamento sarà con il super testimone del delitto di via Poma. Salve, vorrei presentarvi la mia nuova compagna di lavoro, però è una macchina importante, è la macchina della verità e serve a verificare la autenticità delle dichiarazioni di un testimone attraverso la rilevazione delle sue reazioni fisiche e quindi sarà molto importante per Colpevole o Innocente, la nuova trasmissione di Rete 4. Cominceremo lunedì alle 22.30 con uno speciale tutto dedicato al delitto di via Poma e quindi l'uccisione di Simonetta Cesaroni sarà proprio al centro di questo speciale, 22.30, però poi tutti i giorni dal lunedì al venerdì io vi aspetterò con lei e con molti altri lui a Colpevole Innocente alle 17.40, a lunedì sera. Un grazie a Carla Urban, però voglio dire subito a tutte le amiche e gli amici di Buona Giornata che nell'arco proprio della trasmissione ci collegheremo con lei così per saperne qualcosa di più, anche perché questa macchina della verità è sfiziosa, è anche un po' pericolosa, sì, sì. Devo dire. Però meno male che c'è. Proseguiamo concludendo la grande serata di Rete 4. Alle 23.30 per il ciclo Indimenticabili vi aspetta un film drammatico, storia cinese con il grande William Holden. Quindi credo che vi conviene stare sintonizzati su Rete 4 per tutto il giorno, ma anche e soprattutto con Buona Giornata, perché c'è lui, Gabriel Corrado, ma non solo oggi, domani, domani l'altro, insomma, tutta la settimana. Primo amore. Senti, io credo, guarda, un minutino aspettando l'appuntamento con Soledad. Subito a caldo, la prima emozione che senti sapendo che oggi, anzi lo dico, forse l'ho detto solo nel sommario, alle 14.30 scatta la prima puntata. Prima volta. Ma è vero che Grecia Colmenares, che è la tua patria, sì, non corrisponde non troppo il tuo amore? Tu sei un po' sfortunato perché di solito tutte le donne, per esempio nella Donna del Mistero, non eri corrisposto, cioè, hai sempre avuto degli amori un po' travagliati, anche sì, questa volta. Però sarà... finalmente vincerà, no? Vincerai allora? Io credo, hai che vedere, però no, è un amore difficile, complicato, ma fogoso, molto appassionato. Molto appassionato. D'altra parte lui è del segno del Sagittario, giusto? Sì, Sagittario. Quindi è focoso, è appassionato, è artistico. Sai che stai proprio bene con la barba lunga? Ti piace? Sì, poi lo chiediamo alle nostre amiche, anche perché siamo in diretta, quindi se volete, se trovate il numero di telefono, poi magari ve lo do, chiamateci pure, così Gabriel sente se vi piace di più con la barba, con la barbetta incolta oppure senza. Okay. Allora, facciamo una cosa, Gabriel, sì. Adesso, scusate, abbiate pazienza perché io devo farle queste cose, visto che siamo soli. Adesso ci vediamo insieme a una nuova puntata di Soledad. Aspetta che ti vediamo. Ecco, io però vi aspetto qui con lui, ve lo tengo qui,
State tranquilli. Devi salutare un sacco di persone. Okay. Però prima vorrei salutare Cecilia, darle il benvenuto. Come grazie. Stai? Bene, bene, grazie. Ti trovo tutto in perfetta forma. Grazie mille. A tutte le amiche che hanno seguito Soledad, avete visto? Allora, finalmente Cinzia, una delle figlie di Soledad, ha ricevuto la bella notizia da Guglielmo, il fidanzato, che ha deciso, sembra, di divorziare dalla moglie per dedicarsi quindi tutto a lei. Però Soledad, che è una mamma come tutte le mamme, hanno il sesto, il settimo, l'ottavo senso, ha qualche dubbio. E poi contemporaneamente Soledad ha ricevuto la notizia che il figlio Roberto, che è in carcere, avrà il giorno dopo la sentenza. Quindi è una puntata tutta di ansie e di attese. Basta però sintonizzarsi domani, con buona giornata, che vedremo il seguito. Adesso basta. Adesso faccio parlare Gabriel perché vuole fare un sacco di saluti, ed è giusto. E voglio mandare un saluto a tutti gli italiani, a tutti i fans delle telenovelas, specialmente, e mi sento molto emozionato di ritornare a Italia dopo un anno e mezzo. E voglio mandare un saluto a mio amico Michele Franceschelli, il direttore di Rete 4, e grazie per l'invitazione a Italia. Un saluto anche da parte nostra, Michele, speriamo che vada tutto bene con la nostra prima puntata di Buona Giornata. 30 secondi? Allora è il tempo proprio di lanciare una nuova puntata di Febbre d'amore. La sua... Gabriel Corrado. Quanto ricordo, no? Quanti ricordi. Ricordi, sì. E devo dire che l'immagine che ci ha colpiti ambedue è quella quando arrivi in chiesa con Fiamma che stava prendendo i voti, la disperazione proprio. Che momento. Che momento, sì, emozionante, sì. È vero. E dice che recitare in definitiva, dice, si recita, però io credo che quando uno interpreta dei ruoli come tu hai interpretato, così forti, così emozionanti, non si può solo recitare, cioè devi mettere comunque le emozioni tue. È vero, è vero. E poi si vede quando un attore piange, disperato, che è vero. E uno tiene la possibilità di vivere diversa vita, no? Uh-huh. E con i personaggi. E questo è vero. Senti, com'è Paolo di Primo Amore? Com'è? Cominciamo a dire qualche cosina in più. Paolo, aspettando le 14:30. È un ragazzo di una famiglia di molto dinero, ricca, denaro, una ricca, famiglia benestante. Sì, che un giorno abita in Spagna, in Tenerife, e un giorno conosce a Francesca, che è Grecia, si innamora subito. Colpo di fulmine. Colpo di fulmine, esatto. E dopo, scusa, sì. Ma tu di Costanza, che è tua moglie, ti sei innamorato così? Sì, mi è innamorato, sì. Sì, fu più romantico. Dopo ne parliamo. Dopo parliamo di tutte queste cose. Ormai sapete come sono fatta, no? Sono curiosa peggio di voi. Adesso è il momento di vedere quando arriva l'amore. Allora, attenzione, perché le 11:15, se mica no, Gabriel Corrado è il suo nome d'arte, diciamo, il suo nome d'attore. In realtà Gabriel si chiama, correggimi se sbaglio, Andreacchio. È vero, ed è un nome tipicamente italiano. Sì, sì, che Andreacchio è il mio cognome, è un cognome di Calabria, di un popolo che si chiama Badolato Marina. Un paese. Scusa, che si chiama Badolato Marina, dove ha nato il mio nonno, che è morto, che si chiamava Andreacchio. Per questo mi nome è Gabriel Andrea, Andrés, che si dice Andrés. In Argentina, Andrés, Andreacchio, e Corrado è il cognome della mia mamma. Ah, quindi per il tuo nome d'arte hai scelto... Claro. Beh, sarà felicissima tua mamma. Sì, felicissima. Sicuramente. Sì, sì. Allora, poi domani parleremo anche di Gabriel come marito, come padre. Sì. Avremo anche la felicità di ritrovare Costanza con i due bambini. Perché vi ricordate, quando Gabriel un anno e mezzo fa è venuto ospite a Buon Pomeriggio, sì, abbiamo conosciuto Lucas, che aveva un annetto e mezzo. E mezzo, sì. Invece adesso 3 anni. 3 anni. E c'è la piccola... La piccola si chiama Lucia, adesso tiene un anno. Un anno, pensate. Benissimo.
C'è già mica in arrivo il terzo, eh? Sta legando il terzo. No, 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 no. No, perché lui ci ha fatto la sorpresa, vi ricordate lo scorso anno? Sì. C'era Lucas e poi abbiamo scoperto che Costanza aspettava un bambino e siamo stati proprio i primi ad annunciare questo lieto evento. Italia quindi, mi ha ispirato. Ti ha ispirato molto, eh? Va bene. Senti, sei arrivato da poco, quindi non avrai ancora avuto tempo di vedere qualcosa più dell'Italia. No, no, no. Cosa vorresti vedere in questi giorni? Una cosa che ti va proprio di fare? Oltre a lavorare tanto con noi. Sì, sì, no, parlare con amici italiani che abitano qui in Milano. Devo, sicuramente questa sera mangiamo insieme. Quindi farai un grande rientro sì, tra sicuramente, amici. Sicuramente. Anche perché questo è importante, le vostre fans, poi pensano sempre che facciano chissà che cosa la sera, ma invece poi se ne stanno con gli amici, perché quando l'amicizia è vera è, credo che sia uno dei sentimenti con l'amore più importanti della vita. Allora adesso sì, ci sono pochissimi secondi e il tempo è proprio per lanciare la nostra. Adesso subito mandiamo la linea. Molto veloce, molto veloce. Prego. Questo momento è un momento molto importante per me, perché si inizia una nuova telenovela dove io sono il protagonista, insieme a Grecia Colmenares, e questa telenovela è il primo protagonico qui in Italia. Il primo protagonista ecco, visto qui in Italia. Visto qui in Italia. Aspetto che dispiaccia a tutti. Io la guardo insieme a Patrizia e insieme a voi. Ci vediamo dopo. Puntata di Primo Amore, mi raccomando. Sai che mi è piaciuta? Sì. Sì, perché è brillante, è moderna, si parla anche di cose moderne e poi questo incontro, avevi ragione che era importante, sì, no? Siete rimasti tutti e due colpiti. È vero, è vero. C'è la mamma di Grecia Colmenares, di Francesca, brava, bravissima attrice, antipatica, mi già sta antipatica. Terribile, terribile. È terribile, ho già capito che metterà i bastoni tra le ruote, vero? Sì, è vero, è vero. Ti è piaciuta? Molto, molto. Tutto a posto, molto, la tua voce italiana, bello. Tutto bene? Sì, mi è piaciuto molto. Ok, sì. Allora rimaniamo sempre in compagnia di Gabri, io intanto mi assento, mi allontano un attimo. Voi conoscete ormai da un po' Gabri e Costanza, che già un anno e mezzo fa hanno dimostrato di essere veramente simpatici, ironici. Io vorrei farvi subito una domanda. Luca, scusate, cosa c'è? Cosa c'è? Dillo a me cosa c'è. Cosa dici? Dimmi cosa dice, Gabri. Vuole una macchina. Vuole una macchina? Ma gliela facciamo avere la macchina? Sì. Trovate una macchinina da qualche parte che la diamo a Lucas. Allora, stavo parlando della simpatia di Costanza e di Gabriel. È una simpatia che hanno dimostrato già anche un anno e mezzo fa, quando sono stati ospiti a Buon Pomeriggio. Io direi di partire proprio da questo filmato, perché è molto molto divertente, molto simpatico, vi fa conoscere ancora meglio Costanza e Gabriel insieme. Vogliamo vederlo? Patrizia, vuoi tu prendere Gabriel come tuo legittimo sposo? Sì. Gabriel, vuoi tu prendere Patrizia come tua legittima sposa? Sì. Se qualcuno ha conoscenza di qualche impedimento, parli ora o taccia per sempre. Però? Che cosa dice? Un attimo! Costanza e Luca, la moglie e il bambino di Gabriel. Ciao. È stata bellissima. Costanza è stata simpaticissima. Io poi ci eravamo conosciute proprio in quel momento. Con Lucas in braccio, allora. Molto, molto simpatici. Ma chi è fra i due? Vediamo, fatevi un po' un'autocritica, diciamo così, oppure un autocomplimento. Il più simpatico in famiglia, quello che fa ridere anche i bambini, o quello che fa ridere l'uno o l'altra, magari quando c'è qualche problema, che sdrammatizza un po' sulla situazione. Io credo che è Gabriel. È Gabriel. Credo che sia Gabriel. Io non lo volevo dire perché... Però lo sa. Perché... Però lo sa. Non volevo dirlo, però è vero. Anche Costanza también es simpatica e mi fa ridere. Però un po' più seria che io. Un po' più seria. Diciamo, sei tu che sdrammatizzi un po', è lui che ti fa ridere, insomma, quando ci sono dei problemi. Sì. È vero. E beh, anche a los chicos.
per anche per i bambini. Sì. E beh, è giusto che ci sia in famiglia comunque la persona quella più umorista. Adesso li devo lasciare per un attimo di sport. Sei sportivo, vai a cavallo, giochi a tennis, ma mi hai detto anche che fai uno sport, un'arte marziale, che è taekwondo. 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 Io sono cinta nera di taekwondo. Cintura nera. Cintura nera di taekwondo è un'arte marziale di origine coreana. Ma come? Posso vedere qualche una cosa? Ah, no, è molto, molto pericoloso. No, ah, no, sì? No, non si, non si, hai si l'abito ad una, claro, il vestito abituato, ma... Ma è un po' come il karate, come... Claro, è similare, ma se travaglia di più con le gambe. Con le gambe, quindi si lavora di più con le gambe. Più che con le mani. Che con le mani. Però non per pegare, sino per come una, un che c'è? No, che bello! Sono arrivati i regali per i bambini. Lucia, guarda cosa c'è lì dentro, guarda cosa c'è. Mamma, sono curiosa più di loro io. Lucas, guarda, scarta subito. Che carini. Quindi si lavora di più con le gambe. Sì. E tu quant'è che lo pratichi? Io lo pratico di piccolo, di 12 anni, hasta le 16. E dopo, adesso no di più, adesso pratico un altro deporte come tennis, ma di vez in quando, intanto. Quindi fino a 16 anni l'hai praticato, quindi sì. Sei anche pericoloso. No. Ti sai difendere, insomma, praticamente. È una forma di difendere. Io sono curiosa, voglio vedere i regali dei bambini. Sono curiosa. Fino adesso vado lì. Ma che Lucia. Carino. Lucia, ti piace? Sì. Ma che bello. Ma che bello. Oh, guarda, Luca, magari una macchinina. Sì? Vabbè, noi stiamo qui, scartiamo i regali dei bambini e intanto ci facciamo che bella una giornata tutta insieme. Sì. Poi le medagliette, la croce. Cioè, praticamente ormai vi siete già dichiarati il vostro amore. È vero. Una puntata molto romantica. No? Molto. E poi tu, anche un po' scavezzacollo, con l'impegno della madre, del padre, niente, ha lasciato fidanzato, non pensava di niente, avanti, sempre avanti. Sei così anche nella vita, anche con Costanza hai fatto così. Uguale. Sì, cosa sempre. L'obiettivo è quello, via, si dimentica tutto. È vero. Bellissimo, devo dire che anche la parte della nonna è molto bella, perché è proprio la classica nonna che dà i consigli, ancora più permissiva e più giusta, se vogliamo, della madre, che sicuramente avrà i suoi motivi di essere un po' arcigna. Mi sta antipatica. Belli esterni, ti è piaciuto tutta la parte esterna? Molto bella. E pensa, io non sono mai andata a Tenerife, ma me ne hanno parlato i miei genitori che ci sono andati, però molto bella. Non vedo l'ora di arrivare a domani, Gabriele, wow. Per vedere cosa, anche perché noi aspettiamo il primo bacio, Sì.